Buongiorno e bentornati alla TV di East West. Io sono Matteo Meloni e oggi parleremo delle proteste che hanno scosso la Polonia in seguito all'approvazione della sentenza della Corte Costituzionale sull'aborto. La sentenza mette in discussione una delle quattro fattispecie che permettono alle donne di abortire, e in particolare quella legata alla malformazione del feto. Con l'eventuale trasformazione in legge di questa sentenza, di fatto le donne in Polonia non potrebbero più abortire, dato che circa il 95% dei casi di aborto in Polonia è proprio legato alla malformazione del feto. Il governo non ha ancora tramutato in legge questa sentenza. E il motivo risiede nel fatto che le proteste sono state davvero veementi, tanto che sono scese in piazza più persone rispetto alle manifestazioni contro il regime comunista. Ma non solo, il partito è anche tirato per la giacchetta dalle posizioni interne. Infatti, se da un lato sono le opposizioni a non voler far passare questa legge, dall'altra anche l'ala più a destra del partito, oltre ai partiti più conservatori del PiS al governo, non vogliono che questa legge entri in vigore. Per le opposizioni è troppo restrittiva, mentre per la destra estrema è addirittura troppo permissiva. Interessante anche il dato che vede il partito PiS, Diritto e Giustizia, in caduta libera nei sondaggi, il tutto a favore delle opposizioni, che tra l'altro nel corso delle ultime presidenziali hanno davvero ben figurato. Il presidente Duda ha infatti vinto a luglio solamente dopo il secondo turno, conquistando un 51% contro il 49% del suo avversario, Rafał Trzaskowski. Il sindaco di Varsavia ha avuto la capacità di riunire tutte le opposizioni, e di farlo soprattutto su temi estremamente europeisti e verdi. Trzaskowski è anche in prima linea contro questa legge sull'aborto. E dunque la Polonia diventa ancora una volta il centro dell'interesse della politica europea. Al momento è in atto infatti una procedura di infrazione contro il paese che non rispetterebbe lo Stato di diritto secondo Bruxelles, e i cambiamenti sociali vanno molto veloci. Fino a qualche anno fa una simile protesta sarebbe stata impensabile. Ciò significa che l'opinione pubblica ha sviluppato una coscienza diversa rispetto al passato.